nuovo video. Eh sì. Allora, prima di tutto, ciao Serena. Ciao. Poi, iscrivetevi al canale. Sì. Ci siamo, cioè siamo più di 800. Vabbè, manca un po' però. Sì, però, cioè, più di 800. È bellissimo. Più di 800. Veramente, entrate a far parte di questa splendida famiglia. Però, cioè, noi se ci scrivete, scriveteci anche su Instagram, perché tanti di voi ci stanno scrivendo su Instagram, a me mi fa super piacere. E ripeto, io rispondo a tutti. Su Luca non garantisco, perché non risponde manco a me al telefono, però va bene. Comunque, torniamo con un video di quelli nostri, di quelli con cui siamo nati, quelli assaggio, cioè dose magna. Che mangiamo oggi? Allora, premessa, il video voleva essere assaggio pizze vegane. Ok? Ok. Com'è finita la cosa? Abbiamo girato 4 supermercati e abbiamo trovato una pizza vegana. Non aveva molto senso questo video. Ci riproverò, quando le troverò farò il video assaggio pizze vegane. Nel frattempo, supermercati di Perugia, se va attrezzate, perché i vegani esistono, solo insomma. Per quello, per i vegani. Vabbè, comunque, abbiamo ripiegato, perché quando siamo arrivati a Lidl, che è l'unico posto dove abbiamo trovato una pizza vegana, sì. Una sola, sì. Una margherita vegana, e questa settimana c'è la settimana vegana a Lidl. Quindi c'erano tante cose vegane, moltissime cose vegane che io sto guardando qui davanti a me. Abbiamo scelto di assaggiare tutta la linea degli hamburger e mini burger vegani. Ci siamo buttati sui burger. Sì, ormai eravamo in serata un po' schifezza, perché eravamo lì con l'acquolina della pizza, capito? Sì, che avevamo detto finita pizza male. Tipo 40 volte. Vabbè, e quindi è finita con l'hamburger. Che comunque, vegano. Tutto rispetto. Per felice, però. Quindi, ci abbiamo mini burger vegetali con ceci e avena. Tutti questi si possono fare in forno, in microonde o in padella. Noi li faremo alla piastra. Allora, questi sono così. Non so se si vedrà qualcosa, poi li vediamo cotti. Poi ci abbiamo mini burger vegetali con gli spinaci. Ma che sta succedendo? Ma così due coccole. Vabbè. Mini burger vegetali con gli spinaci, sì. Quindi un po' più verdini, anche dalla consistenza diversa secondo me. Ma questi li apriamo tutti? Sì, li assaggiamo tutti. E li mangiamo pure tutti. Ma tutti? Tutti, tra oggi e domani. Ma scusa, però sono tantissimi. E vabbè, quelli che non mangiamo li congeliamo, li mangiamo in settimana, non si butta via niente. No, buttare no, ma Bene, congeliamo la metà. Manco sta tutto il giorno al bagno. Abbiamo mini burger vegetali, questi carini, non so se mi piacciono, però carini. Con rape rosse, ta-da! Quindi questi sono proprio rossi, sono carini questi, rosa veramente. Poi abbiamo questi, i burger vegetali con semi di lino. Allora, questi sono zucca. questi sono più grandi, semi di lino e zucca, interessante. Questo secondo me sono buoni. Questi sono interessanti, sì. Sono buoni. Poi? Secondo me questo è il mio preferito, però poi ve lo dirò quando li assaggio. E poi abbiamo burger vegetali con funghi porcini. Questi mi sa tanta roba, Questi tanta cioè roba. Io così a occhio, quelli che ho più curiosa di assaggiare sono questi funghi porcini. Pronti in soli 5 minuti. Infatti, tutti quanti sono pronti. Fonte di proteine, ragazzi. Allora, su tutte le scatole c'è scritta la stessa cosa. Pronti in soli 5 minuti, fonte di proteine senza olio di palma. Andiamo! Va bene. Ok, abito sempre con lui. Comunque poi ho scelto 2 porzioni, quindi sono 10 porzioni. Forse sì. Dobbiamo invitare a cena qualcuno. Ah, non si può perché il conte non ce lo permette. Ma conte Antonio conte? Donde? Vabbè, li mangiamo così, senza pane, anche perché sennò voglio di. Perciò, noi andiamo a cucinare gli hamburger. Andiamo a cucinare, dai. Ho pregato il fan club degli hamburger, eccolo qua. Allora, abbiamo davanti un bel piattino. Allora, mise da tavola, questo è quello che andrò a prontare. No, niente. Ok, questa era una parodia di Thomas Hungry. Seguite Thomas Hungry? Noi sì. Grande. Noi seguiamo un sacco di youtuber in realtà, per questo ci è venuta sta voglia spasmodica di fare YouTube. Allora, questo qui è
funghi porcini, quindi non si presenta assolutamente come in foto, ma va bene. Poi abbiamo rape rosse, che è diventato arancione. No, è... arancione, va bene. Poi spinaci, che è l'unico che è rimasto spinacioso in effetti. Poi burger vegetali con semi di lino e zucca, che dovrebbe che essere è questo. Perché non è zucca fisicamente zucca, sono semi di zucca, secondo me. Io li assaggerei anche perché sennò si ghiacciano. Vai. E ma per YouTube, capito? Certo. Ceci e avena, che sono questi piccolini. Ok. Quindi andiamo con l'assaggio. Okay. Dal taglio sembra una patata. Questo è quanto. Che tra l'altro questo è quello che mi ispirava di più, eh? Vabbè, sai, funghi? Molto. Ha una consistenza un po' gommosa. Buca tantissimo. Praticamente... Praticamente gomma coi funghi. Sono tutti a base di farina di soia comunque. È caldo, non è... Non sono male, vegani, non vegetariani, ma non sono senza glutine perché in tutti c'è il glutine. Però secondo me non è male, il sapore è buonissimo, cioè i funghi si sentono tanto, però la consistenza è gomma. Poi sì, però che sapi cosa mi piace? Queste cose, io che le mangio abitualmente, in realtà pensi che ti fanno schifo, ma ti creano una dipendenza per la quale non riesci a smettere di mangiarle. Buoni. Allora già, questo secondo me è più buono. Semi di zucca e semi di lino si sbriciola rispetto all'altro, quindi la consistenza roba è già un po' meglio. Infatti, vedi anche che sapore. Ma che sapore! Questo è buono. Questo è più speziato. Questo è buono. Però no, preferisco funghi, sai. Le lascio per ultime le rape rosse. Vabbè. Luca non è da rapa rossa. Spinacio? Vabbè, i spinaci sono il classico hamburger di spinaci. Questo sicuramente sarà buono. Questo è il classico proprio, dai. Questo è buono. Questo è classico. E cosa mi succede? Parapavarava. No, scherzo. Questo è buono davvero, eh? Sì. Vabbè, fa spinaci. Rape è più simile a funghi, eh? Come consistenza. Dai, ce la puoi fare! Dai! Assaggia rapa! Questa è rape. Cosa ho messo in bocca? Cos'è? No, il sapore non è male. Allora, il fatto che mi dà fastidio questa consistenza di gomma. Sai che te dico che questo non è male per niente. No, come sapore no, è vero. C'è del farro dentro. Sedoni chicchi. Come sapore non è male per niente, però a me dà fastidio questa consistenza. Oh, sai rabbia che sembra? L'hamburger quello next level, che in effetti è pieno di rape. Buono. Ceci e avena. Questo spacca. Si spacca più che altro. C'è qualcosa dentro che dà fastidio anche l'odore. Ma che è? Fuori. Ma cos'è? È una spezia. Sei fuori, buono. Ceci. No, c'è dentro qualcosa. C'è scritto spezie generico, ma c'è una spezia o una pianta. Che mi immagino in fabbrica, gli ha fatto così. Metti spezie generiche! No, allora, no, io comunque al primo posto sto mettendo lui. No. Cioè, no, veramente metto al primo posto lui e spinaci. Lui, per voi che non state guardando lui, era... Che era? No, sì. Era semi di lino e zucca.
Allora, io al primo posto metto completamente in modo inaspettato rape rosse. Rape rosse tanta che neanche roba. Che sta colpendo con la forchetta e non si buca. No. Rape rosse inaspettatamente per me va al primo posto, seguito da fungo porcino, seguito da spinaci, da semi di zucca e alla fine un terrificante ceci e avena. Che io lo sacrifico. No, proprio non, no, c'è qualcosa dentro che non mi piace. Quindi... Perché urli? No, non lo so, perché ma quindi qua. È forzativo. No, ma loro sono lontani. Ah, ok. Devo raggiungerli tutti. E quindi? E quindi, da questo nostro ritorno alle origini, perché era veramente tanto che non facevamo un assaggino. Sì. È tutto. Speriamo di tornare presto con l'assaggio delle pizze vegane. Quindi dai nostri hamburger veggie è tutto. E ricordatevi di iscrivervi al canale adesso che avete visto il video e vi è piaciuto. Dai. Pure se non vi è piaciuto. Questo niente. E ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao.